Ed eccoci qui, le 9:14 minuti quasi, e noi nel frattempo siamo in collegamento. Andiamo a Roma, nel Lazio, con Luca Gianzanti, medico veterinario. Buongiorno Luca, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, perché l'idea oggi di questo collegamento? In realtà perché ci avviciniamo un po' a quello che è il giorno di fine anno, 31 dicembre. Giorno caratterizzato sicuramente da fuochi d'artificio, da botti. Quali possono essere i rischi ed eventualmente quali sono i consigli per chi ha animali domestici, cani, gatti? Cosa fare? Perché, come in realtà probabilmente già dovremmo sapere tutti, spesso è un pericolo per loro. Ciao, sì, sicuramente la problematica è legata a quegli status di ansia e di agitazione che possono esordire in seguito alla presenza dei fuochi d'artificio. Diciamo che la cosa più importante che noi possiamo fare è andare ad aumentare il volume di tutti i dispositivi tecnologici per cercare di superare quello che è il frastuono dei botti. Inoltre dobbiamo cercare di essere padroni della situazione perché loro sentono la nostra ansia, il fatto che noi siamo in ansia perché loro poi potrebbero agitarsi, quindi noi lo sappiamo, iniziamo a produrre degli ormoni che loro inevitabilmente sentono e quindi il lavoro più grande che possiamo fare è quello su noi stessi, quindi essere tranquilli, essere calmi, padroni della situazione, respirare lentamente, evitare anche di gestire la situazione con scatti e alzare troppo la voce, rincorrerli per casa per tranquillizzarli. Diciamo che ci sono due scuole di pensiero, c'è chi dice di coercizzarli e strillarli perché magari in natura il soggetto che è un pochino più pauroso tende un po' a dare fastidio al gruppo, ma ultimamente questa teoria è stata un po' abbandonata a favore di dinamiche più pet friendly, giustamente, che tendono a vedere il proprietario come una figura di conforto, una figura di riferimento che deve tranquillizzarli. Quindi, a mio avviso, se loro vengono a cercare la nostra, diciamo, presenza, dobbiamo tranquillizzarli, dobbiamo fargli le coccole, dobbiamo stare tranquilli e dobbiamo tranquillizzarli a loro volta. Cerchiamo sempre di consentire di avere un giaciglio sicuro, il fatto di avere un luogo dove loro possano nascondersi è fondamentale. Cerchiamo inoltre di non legarli, di non lasciarli da soli e non lasciarli fuori magari in terrazzo o in giardino, perché ovviamente le quattro mura tendono a proteggere molto. Inoltre la nostra presenza e la presenza di altre persone che tenderanno poi a diciamo a distrarre, a giocare, ad aumentare il gioco attivo e passivo che si fa, tenderà a migliorare molto la situazione. Per quanto riguarda le soluzioni farmacologiche, sono tendenzialmente sconsigliate, anche perché molte tendono a diminuire un po' il tono dell'attenzione, ma non risolvono la problematica, specialmente se parliamo magari di integratori, che sono quelli più utilizzati, e quindi diciamo che lavoriamo molto sul comportamento e sull'ambiente. E in questi giorni di festa, noi abbiamo probabilmente, noi ecco, esseri umani abbiamo iniziato il 24 di dicembre e proseguiremo probabilmente fino al 6 gennaio. Si sa, le tavole sono sempre abbastanza piene, probabilmente anche sovrabbondanti. Cosa bisogna assolutamente evitare per, i nostri piccoli amici in casa? Allora, sicuramente continueremo a scartare i regali e quindi stiamo sempre attenti a quegli oggetti che sono potenzialmente dei corpi estranei da ingerire. Quindi per i gatti stiamo attenti ai fili, stiamo attenti a tutti quei corpi lineari, no? Sappiamo che ai gatti piace giocare con i fili delle buste dell'immondizia che aumenteranno nei prossimi giorni inevitabilmente perché consumiamo di più. Stiamo attenti ai fili diciamo dei nastri di regalo e poi stiamo attenti a tutte quelle pietanze che vengono comunemente consumate sul tavolo in questi giorni di festa. Quindi parliamo ovviamente di cibi tossici come il cioccolato, la frutta secca, in particolar modo l'uvetta passa. Ultimamente mi stanno capitando molti casi, come tutti i Natali e Capodanno, di soggetti che tendenzialmente magari un po' anziani iniziano a mangiare noci o mandorle e vanno in pancreatite, quindi assolutamente queste cose evitiamole. Stiamo attenti anche ovviamente alle piante tossiche. Abbiamo ad esempio la stella di Natale che in questi momenti va, gira in tutte le case,
e dovremmo evitare di farla mangiare perché è causa di vomito e diarrea, di gastroenterite acute anche abbastanza importanti. Evitiamo il cioccolato, soprattutto quello fondente, perché è tossico per il fegato e quindi sono tutti cibi a cui dobbiamo stare attenti e poi anche a livello, diciamo, insomma, comportamentale dare cibo da tavola non è che sia proprio il massimo, quindi evitiamo di farlo e cerchiamo di mantenere il loro fabbisogno soddisfatto solamente da un'alimentazione in croccantini e il loro cibo per chi ha le diete casalinghe. Perfetto, grazie Luca. Noi abbiamo preso anche un piccolo estratto, un piccolo video dal tuo profilo Instagram, adesso lo vediamo anche. La domanda, diciamo, ecco, per cambiare, ecco, un po' anche argomento, spaziare, quella appunto per l'amore per gli animali, come nasce questa passione e qual è il consiglio, diciamo, per i giovani o comunque tutti coloro che si apprestano eventualmente a intraprendere questo cammino come te. Allora, diciamo che la mia passione è nata con la presenza degli animali stessi, quindi con la mia nascita, io sono nato in mezzo agli animali. Mia madre, quando io avevo 6 anni, aveva circa 18 gatti e poi nel suo giardino in particolar modo stretti, stretti, proprio 8 gatti di cui alcuni persiani dentro casa. Quindi sono nato in mezzo ai gatti. Poi sono, diciamo, iniziati a comparire i primi cani perché è una passeggiata qua e voglio prenderlo perché è in difficoltà e ho mantenuto questa cosa, quindi sono uno di quelli che tende a raccattare quei fenomeni in difficoltà che si trovano in giro. Però non bisogna confondere quello che è l'amore per gli animali con la capacità di essere un veterinario e un buon veterinario. Spesso ci vuole quel sangue freddo che talvolta è anche un po' discordante con quello che è l'amore per gli animali, perché io, ecco, sono con la stessa divisa del video, sono reduce da una notte di pronto soccorso e in pronto soccorso comunque se ne vedono tanti. Ci sono dei momenti in cui bisogna mantenere il sangue freddo e non è un qualcosa per, diciamo, per tutti. Quindi nel corso del tempo chiunque affronti questo percorso poi si ritroverà a capire che l'essere veterinario è diverso da amare gli animali. Vari livelli di amore, questa è una professione molto difficile, molto aspra talvolta perché ci si confronta con tante realtà, non sempre piacevoli, quindi bisogna essere pronti, preparati, forti. Ma il consiglio che io do a tutti è strumentalizzate la passione per cercare di apprendere, per bramare quella conoscenza che vi porterà poi ad essere dei bravi medici e anche a sopportare quelle cose che inevitabilmente vedrete nel corso dell'apprendimento e nel corso della pratica. È un mestiere fantastico perché ti dà tante, tantissime soddisfazioni e il consiglio che voglio dare a tutti i giovani è di non mollare mai e di diciamo, lasciare tutte le porte aperte perché la veterinaria non è solo vivere in una clinica o in un ambulatorio, la veterinaria è tanto, tanto alto, ci sono tante strade, poi la tecnologia, il progresso vanno avanti ad una velocità incredibile, quindi bisogna lasciarsi sempre le porte aperte per nuove esperienze, quindi è diciamo questa qui la cosa che unisce un po' tutti i veterinari e dovrà unire i giovani veterinari che sceglieranno di intraprendere questa strada. A proposito di Instagram, oltre 100.000 follower su Instagram, e a proposito anche dei famosi 18 gatti di cui ci parlavi, proprio ai gatti è dedicato il tuo primo lavoro editoriale, lo vediamo anche Ogni gatto ne va matto, uscito quest'anno, novembre 2022, Newton Compton Editori, è il primo lavoro editoriale di Luca Gianzanti, disponibile in tutte le librerie, in tutti i digital store. Grazie Luca per essere stato con noi. Quindi grazie a voi. Grazie e buon anno. Auguroni e buon anno nuovo. Ciao. Ed era Luca Gianzanti, medico veterinario, che ringraziamo ancora per essere stato qui in collegamento con noi quest'oggi. Ci fermiamo qualche altro minuto di pubblicità e poi ritorniamo ancora qui per una nuova parte, per un nuovo capitolo di questa puntata di Just Today.